Allora, a vostro nome, al sindaco, al vostro sindaco. Ecco qua, ma qual è il premio? Arriva, arriva! Eccolo! Oh, il premio Grigio! Consegna il premio Enzo Cavalli, ero presidente di Coreve. Ah, ex, vabbè, io ti ho fatto presidente attuale di Coreve. Ah, no, no. L'importante è avere un avvenire, poi alle spalle ho fatto. Complimenti! Davvero, poteva essere contro il contenitore di vetro, la coppa di vetro. Una cosa c'è da dire, io potrei dirle anche che questo contenitore è fatto a mano. Con bottiglie di riciclo potrei dirle che sono di Lecco, ma se anche fossero di Lecco le bottiglie di riciclo sarebbero fatte con vetro che viene da tutta Italia. E quindi, perché bisogna considerare che ogni bottiglia colorata è fatta al 100%. Quindi almeno nel vetro abbiamo l'unità d'Italia! Bisogna ringraziare soprattutto i cittadini e gli amministratori anche che ci hanno preceduto e tutti quelli che da oltre 30 anni a Lecco, non solo sul vetro ma sulla raccolta differenziata, hanno fatto un punto di forza. Siamo tra le province come città anche ai primi posti nelle classifiche da parecchi anni. Bisogna continuare sulla qualità, produrre meno rifiuti innanzitutto, ma soprattutto differenziare, e su questo non possiamo che contare sui comportamenti positivi e virtuosi dei cittadini. Questo premio ci stimola in questo senso. Grazie. C'è spazio in pettegolezzo che ci siano delle magliette. Sì. Sono già state date. Già sono state date. Non si fa in tempo a dare il vincere. Allora, a questo punto però ci sono dei poster di Tiberio di Imperi per tutti. Allora, siete insaziabili. Non va basta mai. E allora c'è la telefonata del premio? No, c'è, non ci abbiamo la telefonata del premio. Grazie. Ah sì?